questa lezione ci concentreremo sui primi anni del fascismo, cercando di capire come una forza politica estremista e reazionaria poté affermarsi nella compagine politica italiana. Il movimento fascista si presentò per la prima volta alle elezioni del 1919. Il programma era contraddistinto da un acceso anticapitalismo e da un nazionalismo estremo. Il risultato elettorale fu piuttosto modesto. Dal 1920 Mussolini adottò un cambio di strategia. Organizzò gruppi paramilitari che ingaggiarono spesso scontri sanguinosissimi con le leghe rosse della pianura padana. I proprietari terrieri iniziarono a guardare con favore al fascismo e lo finanziarono. In breve tempo il movimento fascista riuscì ad affermarsi nell'Italia centro-settentrionale e ad allargare enormemente le sue fila, soprattutto grazie all'affluenza massiccia dei reduci di guerra. Molte amministrazioni socialiste nel centro-nord furono costrette a dimettersi. Molte leghe rosse e cooperative si sciolsero. Il capo del governo, Giolitti, non intervenne per fermare le violenze. La sua strategia fu quella di servirsi del fascismo per interrompere gli scioperi e le proteste operaie e contadine. Secondo Giolitti, una volta esauritesi da sole le violenze, il fascismo sarebbe stato facilmente riassorbito nella vita parlamentare. Fu proprio Giolitti a indire le elezioni nel 1921 per rafforzare la sua posizione politica all'interno del Parlamento. Le forze parlamentari guidate da Giolitti si presentarono unite nei blocchi nazionali per fronteggiare le forze di opposizione. I fascisti furono invitati ad entrare a far parte dei blocchi insieme con liberali, radicali e democratici. In questo modo il fascismo veniva ampiamente legittimato, nonostante si fosse imposto sulla scena politica adottando metodi violenti. Il risultato elettorale non premiò particolarmente Giolitti, ma permetteva a Mussolini di entrare per la prima volta alla Camera con 34 deputati fascisti. Visto lo scarso successo dei blocchi nazionali, Giolitti decise di dimettersi da capo del governo. L'incarico di formare un nuovo esecutivo venne affidato a Ivano e Bonomi, un ex socialista. La prima preoccupazione di Bonomi fu quella di giungere a una pacificazione del paese dopo i violenti scontri degli ultimi anni. Egli propose un patto di pacificazione nazionale che potesse stemperare l'aspra lotta tra forze di sinistra e forze di destra. Questa proposta trovava il favore di Mussolini, consapevole che la fase di violenza doveva essere superata affinché il fascismo mantenesse il consenso conquistato nell'ultimo periodo. La visione di Mussolini, però, non fu condivisa da altri dirigenti del movimento fascista. La resa dei conti all'interno del movimento avvenne in occasione del Congresso di Roma, nei primi del novembre del 1921. In un primo momento Mussolini sembrò in minoranza, ma la sua autorità fu ristabilita quando decise di trasformare il movimento in un vero e proprio partito. Venne allora creato il PNF, il Partito Nazionale Fascista, con a capo Mussolini. Nel 1922 Bonomi fu sostituito da Luigi Facta, ma il PSI si rifiutò di appoggiare il nuovo governo. Mussolini cominciò allora a pianificare l'ingresso del partito fascista nel governo, sfruttandone la debolezza e le difficoltà interne. Nel frattempo continuarono le violenze nel centro e nel nord del paese. Mussolini temeva che una volta sconfitto il pericolo rosso, le forze moderate si sarebbero rivolte contro il fascismo. In un congresso tenuto a Napoli tra il 24 e il 25 ottobre si optò per una marcia su Roma. Le camicie nere arrivarono a Roma il 27 ottobre e occuparono gli uffici pubblici, le stazioni ferroviarie e i centri delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. Facta presentò al re lo stato d'assedio. L'esercito irregolare avrebbe potuto sconfiggere le forze fasciste con estrema facilità. Ma il re Vittorio Emanuele III non firmò il decreto d'intervento. Il 30 ottobre Mussolini fu ricevuto e fu incaricato di formare un nuovo governo. Inizialmente Mussolini sembrò voler lasciare intatti gli equilibri dei governi precedenti. In realtà, gli avvenimenti successivi dimostrarono l'esatto contrario. Ragazzi,
Per questa lezione è tutto, ma voi continuate a seguirci sul nostro canale YouTube.